progetto è di portare in giro per l'Europa una sorta di think tank rappresentata da questo Inflate, da questa struttura gonfiabile temporanea, che ha ospitato nel giro di un anno e mezzo degli straordinari progetti ideati soprattutto da giovani, inediti per la più parte, spesso non prodotti, solo sulla carta, che ci danno una visione del futuro propositiva, attenta al pianeta, visionaria e anche divertente talvolta, e sicuramente utile, necessaria per avere una visione ottimistica e creativa di quella che potrebbe essere la città di un futuro assai prossimo. In generale il progetto è partito a Berlino la scorsa primavera, e per scorsa intendo nel 2010, e si concluderà a Francoforte il 25 settembre, quindi tra pochissimi giorni, nel 2011. Tra le varie tappe c'è stata anche Roma per quanto riguarda l'Italia e Milano. Qui a Milano ha vinto Tina la caldaia che non inquina come primo premio, il secondo è andato alla Transenna che diventa panchina. E il terzo ha un progetto di riabilitazione di tunnel di Trento. Da tunnel veri e propri sono diventate delle zone pedonali per esposizioni, per situazioni ricreative, eccetera. Quindi tre progetti molto diversi, straordinari, che danno il segno di quello che è stata la Smart Future Mind Exhibition, ossia la mostra che vediamo qui allo Smart Urban Stage. Mi sono orientata sui due versanti dell'evoluzione della metropoli oggi. Da un lato il recupero della sensorialità, dei sensi, di dimensioni del vivere la natura nell'ambito della metropoli, che sono in atto in tutte le grandi città naturalmente del mondo, e dall'altro lato la mutazione del concetto di spazio, di luogo e di piazza attraverso le nuove tecnologie, e quindi la connessione delle varie piazze attraverso un'operazione multimediale che fa sì che il luogo diventi il luogo comune e quindi da vivere insieme. Sono una mamma, una donna che vive a Milano, che lavora qua, che mi muovo qua, che comunque sono innamorata di questa città, e io sono straniera, quindi ho proprio scelto di vivere qua, quindi il mio amore potrebbe anche essere diverso, sincero, però ha anche un sincero amore come per un figlio, che voglio il meglio per questo figlio, quindi voglio cambiare, voglio vedere splendere di nuovo Milano, e credo che si debba cambiare alcune cose, quindi anche la mobilità urbana, quindi adesso che esce la Smart elettrica, ma con tutte le macchine elettriche, vorrei vedere questa città chiusa al traffico, vorrei vedere solo le macchine elettriche o piuttosto le bici, quindi credo che i cambiamenti devono avvenire, e credo che anche i cambiamenti devono esserci dentro di noi, dobbiamo essere noi disposti a rinunciare a qualcosa o a fare piccoli cambiamenti per migliorare per tutti. Non è che stiamo facendo per qualcun altro, lo stiamo proprio facendo per noi, quindi questa che sto insegnando a mia figlia, è per questa che sono qui stasera, perché sono innovazioni per il futuro, quindi a pennello col mio pensiero, ed eccomi qua stasera.